Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho testato lui. Primo volo, sono venuto nel mio solito posto dove vengo a fare i test con i droni, quindi questa location in piena campagna dove ci sono alberi con un sacco di passaggi attraverso i rami secchi, quindi questa location che siete abituati a vedere spesso sul mio canale. E quindi qua ho iniziato a prendere confidenza con lui. Quindi prima l'ho usato in modalità sport, cioè la modalità diciamo intermedia, e poi c'è la modalità M, cioè manual, dove lo si può portare andando a sbloccare alcune impostazioni che troviamo dentro nel menu nel visore, portarlo in modalità manuale dove lo si utilizza praticamente in modalità acro, come siamo abituati ad utilizzare i droni freestyle FPV. E qua ho trovato diciamo le prime considerazioni da fare. È un drone che se lo si utilizza in modalità sport e lo si utilizza per passaggi attraverso piante, rami e via dicendo, se non si ha dimestichezza già con droni FPV freestyle, già si incontrano secondo me le prime difficoltà e i primi rischi di andare a distruggere perlomeno in parte questo drone, perché comunque lui disattiva i sensori anticollisione quando siamo in modalità sport, ci avvisa che ci sono degli ostacoli davanti a noi con un segnale acustico e con diciamo una barra rossa, però diventa abbastanza pericoloso se non si è abituati ad utilizzare droni freestyle, perché comunque ragazzi non c'entra assolutamente con niente con i droni che siete abituati a utilizzare di DJI, sebbene un drone che ha tutta una tecnologia incredibile, cioè veramente all'avanguardia in ogni aspetto, però non è la stessa cosa. In modalità acro ovviamente è una modalità che bisogna attivare attraverso il menu del visore, quindi si è consapevoli di quello che si va a fare, altrimenti di default è disattivata, e lì in modalità acro diventa davvero impegnativo, ma secondo me impegnativo sul fatto che anche chi è abituato ad utilizzare droni FPV freestyle, secondo me al primo impatto trova un po' di diciamo, non dico difficoltà, ma un po' di disagio nell'utilizzarlo. Secondo me la cosa principale è il radiocomando, che comunque ha questi stick sottili, soprattutto per chi come me che utilizza solo i pollici fa fatica. Io nel mio radiocomando della Taranis, quello che uso per i droni FPV freestyle, ho diciamo gli stick con l'appoggio del pollice molto grosso, quindi ho una sensibilità diversa. Qua invece si ha questi stick molto sottili che utilizzando solo il pollice mi fanno trovare veramente molto a disagio, e poi la corsa è davvero corta, quindi essere abituati ad utilizzare radio per droni freestyle che hanno corse molto ampie, qua si ha una corsa davvero corta, quindi anche nei movimenti bisogna prenderci su un attimo la mano, per quello che dicevo che anche chi è abituato a usare droni FPV potrebbe incontrare un po' di disagio nell'utilizzarlo. Mentre in modalità N, cioè la modalità quella più soft, il drone ha i sensori anticollisione che non frenano il drone, lo rallentano in caso lui veda un ostacolo, si ha un po' più di sicurezze, però è sempre un drone che se lo usiamo per fare riprese cinematografiche su un diciamo tipo long range o cose del genere, tanta roba, perché poi ritorno a casa tutto perfetto, tutto alla DJI, quindi lui torna sempre da dove è partito, e questo è tanta roba, cioè lui torna proprio come i suoi fratelli cinematografici. Però se lo si utilizza per fare un utilizzo freestyle, e non dico freestyle estremo, cioè in un bando o in posti estremi, io parlo di location anche come questa, passare vicino alle piante, attraverso le piante, c'è un po' da stare attenti se non si è abituati ad utilizzare già droni FPV freestyle, perché ragazzi è un attimo, e qua i danni non sono di un drone FPV freestyle dove ok andiamo a sbattere, cambiamo il braccetto, cambiamo il motore, ma sappiamo quanto spendiamo e sappiamo cos'è il danno. Qua così i danni potrebbero diventare davvero davvero molto 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 consistenti, e non parlo solo dal punto di vista strutturale ma proprio dal punto di vista del portafoglio. Quindi è un drone che secondo me è un drone che ha tanto da dare, c'è tanto da scoprire. Questo era solo il mio primo assaggio, però parlo appunto da uno che normalmente usa tanti droni, ne ha provati di tutti i tipi, usa droni FPV freestyle,
anche se non mi ritengo un fenomeno, ma comunque volo in acro, mi diverto, quindi ho comunque già una certa consapevolezza dell'utilizzo di un drone con un visore e diciamo alcune modalità di volo e comportamenti di droni tipo questo. Poi, dal punto di vista video, niente da dire, qua parliamo di caratteristiche, la paura ormai le sapete, 4K a 60 fps a 120 megabit per secondo, cioè una roba pazzesca, quindi sulla qualità video DJI, ok, non delude mai, stabilizzazione Rocksteady che a me piace tanto, quindi tutto il resto tanta roba. Bisogna solo essere sicuri che quando lo andiamo ad acquistare sappiamo cosa stiamo acquistando. Quindi sappiate che sì, è un drone DJI, vola bene, vola se vogliamo più in sicurezza di altri droni FPV che potremmo acquistare per freestyle, però non è un classico drone DJI. Quindi è una cosa che ci tengo a precisare perché comunque la spesa qua è davvero importante, poi magari uno lo prende e ci rimane male perché dice: cavolo, non pensavo fosse così. Sì, non è come si pensa, è di più, è un drone pazzesco, e quello è fuori discussione. Ripeto, però è un drone a cui ci bisogna prenderci la mano, bisogna abituarsi, non è una passeggiata di salute. Poi, ovviamente, DJI, sapendo che comunque questo drone verrà acquistato anche da chi ha poca esperienza con i droni FPV, ha messo un tasto in cui in qualsiasi momento di difficoltà noi ci dovessimo trovare, basta cliccare col tasto sul radiocomando, il drone si blocca immediatamente e si ferma in hovering. Questa ovviamente è una cosa che DJI non è stupida, sa che i suoi droni vengono comunque acquistati da tantissime persone, magari anche inesperte, solo perché è un prodotto DJI, e quindi ha fatto il massimo per rendere sicuro un drone che però non fa certamente del suo punto di forza la sicurezza. Il drone, per chi vuole iniziare con un drone, vuole iniziare con un drone DJI, è sicuramente il Mavic Mini 2, e da lì prende confidenza già con un drone, che però a quel punto non c'entra comunque niente con un drone FPV. Poi fa un po' di allenamento con dei droni FPV di cifre modeste, giusto per prendere confidenza, poi secondo me ha senso passare a un coso del genere. Se no, passare già solo da un Mavic Mini 2 a un drone così, senza aver mai preso in mano un radiocomando, un visore, un drone freestyle, secondo me, boh, non lo so. La mia opinione, ragazzi, poi tutti possono dire la loro, tutti possono smentirmi, ovviamente è solo una mia considerazione di quello che ho provato e che ho, diciamo, assaggiato. Poi ripeto, drone pazzesco, minuti di volo che con un drone freestyle normalmente ci scordiamo, cioè un drone incredibile. Poi è tutto da scoprire perché comunque anche le impostazioni che abbiamo di regolazione sono già in modalità acro, quindi possibilità di regolare i vari parametri dell'esponenziale, cioè ci sono un po' di cosine da regolare, da sistemare, per rendere appunto la reattività e diciamo il feeling con il radiocomando e drone più simile a quello che siamo abituati ad utilizzare. Però qui c'è un po' di prove da fare e un po' di test da fare per diciamo arrivare all'ottimizzazione per noi. Però le mie considerazioni sono queste. Vi lascio al video, vi lascio alle riprese video che ho fatto qua, niente di particolare perché era il primo volo, una batteria ho utilizzato, quindi proprio primo volo, prima batteria, e ovviamente prima di tutto c'è da prendere confidenza, quindi rischiare non mi andava. Ho fatto un po' di cose perché comunque certi passaggi, certi rami, certe piante ormai li conosco perché vengo qua praticamente una o due volte alla settimana, quindi conosco più o meno i rami dove sono, le piante dove sono, perché i rami secchi lo sapete che sbucano fuori all'ultimo momento, quindi non ho fatto niente di particolare, però è giusto anche farvi vedere cosa è in grado di fare dal punto di vista questo DJI FPV. Quindi ragazzi, quindi adesso vi lascio le immagini, lasciatemi un grosso pollice su se il video è stato interessante, se le mie considerazioni le trovate interessanti, scrivetemi nei commenti voi cosa ne pensate di questo drone, proprio dal punto di vista dell'utilizzo. Seguitemi su Instagram dove porto tante novità, curiosità, anteprime, dove vado a volare, voli, stampe 3D, tante cose arrivano lì. Seguitemi su Instagram, iscrivetevi se vi va al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo. Ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao! Color of glass.